Ciao, mece mece! Bentornati su Tele Abdul, io sono Abdul che vi ringrazia tantissimo per il botto dei view che abbiamo avuto nella scorsa puntata della webserie Abdullywood. Siete stati tantissimi, tanti, tanti, tanti e io vi vorrei abbracciare un abbraccio grande quanto la galassia. Grazie mille, grazie, applausi. Grazie, grazie. Mi sono sentito come quella volta che ho voluto provare il cornetto alla vodka. Un nuovo cornetto alla volta. Io veramente non credo che dovresti farlo. Ah, da regia, piatta, io reggo benissimo l'alcol. O come quella volta che abbiamo caricato il primo video su Tele Abdul aspettando con ansia le view. Sei pronto? Certo, certo. Potrebbe essere una delusione, eh? Non ti preoccupare, io reggo benissimo le forti emozioni. Ha! Dai, faglielo vedere, va. 1 milione di view. Ah no, non è Tele Abdul. Tele Abdul, pensaci tu a questo mondo che non funziona più. Tele Abdul. Capisce? Nella scorsa puntata di Abdullywood abbiamo visto Federica Ambrogio, che saluto tantissimo, ma sei bellissima e bravissima, interpretare una donna in carriera. Ciao, bellone. Ciao, gnoccolona. Io con 50 euro ti faccio tutto. 50 euro? Ci sto! Scarica tutta macchina, grazie! Amici, questo è il copione di oggi. Beh, vi devo dire che oggi avremmo dovuto parlare di cliché, ma non me ne frega niente. Guarda. No, no. Noti, copione? No, no, non lo fa. No, via. No! Non mi interessa. Non mi interessa essere l'ennesimo youtuber che parla di cose ovvie. Stai facendo una cazzata. Io te lo no, dico. No, regia, abbi fede per una volta. Faccio la cosa giusta, io voglio essere uno youtuber vero, non mi metterò a parlare di cliché o di cose del genere, oggi parleremo di una cosa veramente importante. No, non me ne frega regia, non è una cazzata, Tele Abdul è fatto per gli spettatori ribelli, non per le pecorelle che seguono il gregge, quindi oggi puntata fighissima e si parla di una grandissima verità. Vai, sono due termini che mi hanno sempre dato particolarmente fastidio perché questi vengono usati soprattutto da gente stupida. Oggi io li ammorbidisco un po' questi termini, ma questi termini sono mignota e fallito. Innanzitutto ricordatevi che chi parla fa la differenza. Cioè, ricordatevi che le parole di qualcuno che non stimate vale meno di zero e la stima di qualcuno si basa esclusivamente sui fatti, non sulle chiacchiere. Detto questo, passiamo al termine numero 1, mignota. Chi lo dice e perché? Se è una femmina a dirlo, sappiate che è soltanto invidiosa. Tutto qui, non c'è niente di strano, solamente invidiosa. Se invece è un maschio a dirlo, allora ci sono due fattori. Il primo è l'orgoglio ferito, oh poverino, e l'altro è la paura di farsi avanti, quindi meglio discriminare che provare. Ha! Il termine mignotta significa fare sesso a pagamento, tutto qui. Se trombi, cioè, per soldi o per avere altri beni, magari farsi offrire qualche cosa, o un drink, una cena, ma non una volta è galanteria, ma sempre, allora è mignottaggine. Ma se sei single, maschio o femmina che sia, e ti piace il sesso perché è bello, fallo! Fallo come, dove e quando vuoi! Sempre! Se non ferisci i sentimenti di qualcuno e sei chiara sin dall'inizio, che sesso sia! E la stessa cosa vale per i maschietti. Stesse due regole. Se non ferisci i sentimenti di nessuno e sei chiaro sin dall'inizio, che sesso sia! E cari maschietti, non vantatevi del vostro testosterone. Non ha importanza, è la cosa che fanno gli stupidi. Siate liberi e non spocchiosi, non diventate degli sfigati, di quelli che dicono me ne so fatte 50. Perché sapete, a volte farsene 50 vale meno di una. E per quanto riguarda i maschietti, la parola fallito viene molto spesso detta dalle donne quando hanno di fronte un uomo cassuto. Quando lei è alle strette e non si sente all'altezza, lei cerca di ferirlo nell'orgoglio con questa grandissima cazzata, basata su niente. Oppure può succedere esattamente l'opposto, ovvero lei dice che sei un fallito perché lei si rende conto di essere una fallita tanto quanto te, però sappiamo tutti che i vigliacchi non ammettono i propri errori e quindi lei te li vomita addosso.
Fallito è colui che ha tutte le carte per ottenere quello che vuole, ma si piange addosso e fa sempre gli stessi errori. Avete capisciuto? A corti discorsi, se non fate del male a nessuno e siete chiari, fate esattamente quello che vi rende felici. E se dovete dare un fallito a una persona o una mignota a un'altra, no? Beh, state per i cazzi vostri. Dall'altra parte, se qualcuno vi dice mignota o qualcuno vi dice che siete un fallito, beh, non c'è il dottore che vi dice che dovete stare insieme. Voltatevi dall'altra parte e tanti saluti. Lasciate queste persone con il loro orgoglio macinato e tutto consumato. Datemi retta. Scaricatevi semplicemente con un ok, ciao. Non consumatevi assolutamente con gli insulti. È inutile. Fate il loro stesso gioco, lasciateli perdere, magari dite una parola che fa da chiusura e poi basta, lasciateli nel loro brodo, sapete perché? I cattivi sentimenti si nutrono di chi li alimenta, capisce? E loro vengono alimentati soltanto dai cattivi sentimenti che li logoreranno, è chiaro il concetto? E soprattutto, se fate una cosa grave, che magari vi pentite o siete stati traditi dalla fiducia di qualcuno, mi raccomando, non suicidatevi, è una cazzata, tutto si supera, tutto, ve lo dice Abdul. Se c'è qualche problema, contattatemi, scrivetemi qua sotto, io ho le soluzioni per qualsiasi cosa, che vi piacciano o no. Sono qui apposta per voi, a pesce. Tuttavia, noi ci vediamo la settimana prossima con la quarta puntata della mamma di tutte le serie TV, Abdullywood. E adesso metti un like, scrivimi un commento dicendomi la tua, condividi il video se sei d'accordo, e ora, come per magia, scrivetemi qui sotto la vostra, perché io ho già detto la mia. Capisce? Oh, ci voleva un video così per YouTube. Maledizione, tutti che parlano dei cassati, almeno qualcosa di serio. Perderemo un botto di fan, io te lo dico. E invece no, ho fatto la cosa giusta, lo vedrai, non me ne frega delle view. La cosa è che la gente deve imparare a essere più bella, perché è bella. Vuoi sapere qual è la verità su di te dopo quello che hai fatto oggi? Dimmi. Ok? Sei una mignotta fallita. Oh, oh, oh! Capisce?